mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose e l'ho trovata una cosa molto nuova che mi ha. Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, in riferimento alle vicende, le note vicende della curva, non ci sono veri e propri aggiornamenti perché ne ho già parlato durante l'interrogatorio di Inzaghi e quello di ieri, che è venuto ieri, di Zanetti, di quanto insomma, è emerso, di quelle che sono state le prime indiscrezioni, sia per l'uno che per l'altro, che non hanno fatto nient'altro che confermare tutto quello che era stato, diciamo così, l'anticipazione delle intercettazioni, del fatto che tra alcuni elementi della curva, non la curva, alcuni elementi della curva, quelli che poi sono stati arrestati, c'erano dei rapporti abbastanza cordiali, non da vittime carnefice, non conflittuali, non posti in una sorta di ricatto o intimidazione, una sorta di, più che vittime carnefice, era una sorta di cliente fornitore, perché alla fine dei conti l'Inter, da quello che è emerso, da quello che evince da queste, già da questi due interrogatori, poi ci saranno Cialanoglu, Barella, Skriniar, Materazzi, e dovrà esserci penso anche Marotta, quindi un po' tutto l'entourage della società cartonata. Dicevo, da quello che è emerso, che davano sostegno, davano biglietti e davano una sorta di protezione. Inoltre è emerso anche, ma questo insomma già dall'inizio, che la società si serviva anche degli ultra per dare una sorta di indirizzamento sul calciomercato. In che senso? Perché non so se vi ricordate, nel momento in cui Skriniar nell'ultimo anno era in ballo sul rinnovo, rinnovo, non rinnovo, rimango, vado via, era un po' in ballo in questa situazione, fu mandato dalla società ad un incontro in un bar dove non si sa che cosa si sono detti, non si sa qual era, diciamo, il nocciolo di questo incontro. Si sa, almeno da quello che sono state le intercettazioni, che Skriniar addirittura gli tremava la voce, come se la società l'avesse mandato lì proprio per cercare in qualche modo di impaurirlo o perlomeno di fargli capire alcuni concetti. Non si sa. Sta di fatto che comunque dalle intercettazioni evince che c'è stato un incontro con Skriniar in un bar insieme ai tifosi, e Skriniar addirittura tremava la voce, così come era stato intercettato in una situazione. Questo è quant'altro, e tra l'altro c'è da dire anche che gli ultras addirittura hanno avuto una sorta di, diciamo, voce in capitolo, però se non altro hanno consigliato ad Inzaghi come giocare, in che modo giocare. Addirittura fino a lì arrivavano. È assurdo. Allora, per quanto riguarda questa situazione, quindi non ci sono dei veri e propri aggiornamenti, lo ribadisco, però ci sono alcune reazioni che secondo me vale la pena ascoltare. Il primo, ovviamente per par condicio, diciamo così, lo metto dentro, è quello del senatore La Russa, il presidente del Senato La Russa, che ha parlato. Per quanto riguarda questa situazione, si è detto che comunque per lui il 95% di quelli che sono in curva sono lì per passione e non per altro. Però invece il 5% probabilmente andrebbe bonificato. Il problema, caro La Russa, è che la società Inter tiene a più a quel 5%, se mai dovessero essere queste le percentuali, visto che sostentava questa situazione e forniva biglietti che molto probabilmente, uso il condizionale, diciamo così, venivano usati poi per fare del bagarinaggio, quindi rivenduti con una sorta di surplus, con una sorta di cresta da parte di questi soggetti. Quindi, caro La Russa, il 5%, diciamo così, era quello che contava secondo la società Inter. E poi un altro intervento, un'altra reazione, mi pare che forse in una intervista che ha rilasciato ieri il CT Spalletti, che poi tra l'altro è un ex dell'Inter, che parla di questa situazione e si dice abbastanza sorpreso. Non spoilerò nulla, queste sono state le sue dichiarazioni. Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose e l'ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso, perché poi non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona e non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare. Penso sia difficile poterci scambiare parole. Ecco, io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare. Appunto, c'è cioè da un attimino stare un po' così attoniti da questa situazione,
Spalletti dice che non è una situazione normale, che la trova assolutamente strana e che lui magari anche risponde a quelli che sono i contatti, però insomma, ha l'assolutamente capacità di riattaccare senza appunto porsi neanche il problema. Invece alcuni non lo facevano, facevano tutt'altro. È il bello che ancora gira questo concetto partilese, mi raccomando, continuate con questo mantra. Detto questo, in attesa dei sviluppi, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatti delle nuove live, like se avrete apprezzato il video per dare uno stimolo in più all'algoritmo di YouTube. Giù avete il box dei commenti che è filtrato, quindi tutti quelli che stanno scrivendo, siete in tanti in questi giorni e non vi risponde nessuno vi mette magari un like, un dislike, non vi appunto arrivano nessuna notifica, perché siete nell'anticamera del cesso, come un certo Vince che ogni tanto viene e dice delle stronzate, ma ce ne sono veramente tanti, però sono lì nell'anticamera del cesso in attesa di andare nel cesso. Questo ormai è un concetto, penso che molti l'avranno capito, tanti non lo capiscono, tanti non lo vogliono capire, però ogni tanto è bene ricordarlo. Con questo penso di aver detto tutto, grazie e fino alla fine, sempre, sole, nonostante tutto. Forza Juve!